Buonasera, grazie di essere qua. Vi presentiamo il corso di laurea in Scienze della Natura e dell'Ambiente. Io sono Giampaolo Rossetti, sono professore di ecologia. Io sono Geminati Eva, sono una studentessa del terzo anno di Scienze Naturali. Bene, facciamo allora una rapida rassegna dell'offerta formativa di questo corso di laurea. Partirei proprio dal nome Scienze della Natura e dell'Ambiente, per cui è una laurea di tipo scientifico, cioè si impara a utilizzare il metodo scientifico per analizzare gli aspetti naturali che sono quelli riguardanti sia il mondo abiotico che la componente invece biotica, ed inoltre ci occupiamo anche di ambiente, nel senso che è abbastanza diversa da una laurea tradizionale in scienze naturali come quelle che venivano insegnate diversi anni fa, in cui il focus era soprattutto sulle discipline naturalistiche, per esempio corsi di zoologia, di botanica. Non è che questi non siano più presenti, ma sicuramente c'è una grossa attenzione anche sulle questioni di tipo ambientale. A chi è rivolto questo corso di laurea? Beh, ovviamente per tutti coloro che amano la natura, che hanno anche il piacere di poter in qualche modo avere contatti con la natura, e quello che viene proposto è un viaggio nelle nostre intenzioni affascinante, che ci consente di capire, esplorare e studiare il mondo in cui viviamo e anche di preservarlo, perché in effetti sappiamo tutti come ci troviamo in una fase molto importante in cui c'è uno sfruttamento eccessivo delle risorse, c'è una pressione molto forte sugli ecosistemi, sull'intera biosfera, per cui è necessario anche essere in grado di conoscere come i sistemi naturali reagiscono a situazioni di stress, essere in grado anche di in qualche modo rallentare queste pressioni e, quando possibile, anche recuperare il funzionamento dei sistemi in modo che possano fornire dei servizi essenziali non soltanto per il funzionamento stesso degli ecosistemi, ma anche servizi che sono essenziali per noi come persone. Ecco, questo allora è importante, perché anche la componente ambientale è sicuramente centrale in questo corso di laurea. Allora, in definitiva, potremmo conoscere le caratteristiche del mondo che ci circonda, saremmo in grado di conoscere tante cose che riguardano il nostro pianeta, come la sua evoluzione, ma anche come si sono evolute le forme viventi, qual è il ruolo, quali sono le interazioni anche tra, per esempio, popolamenti animali e vegetali, o anche popolamenti microbici, con l'ambiente fisico. Ed è importante appunto capire come funzionano gli ecosistemi, come funziona l'ambiente naturale, anche per conservarlo e ripristinarlo. Questo è un tema estremamente importante e che offre anche, come vedremo, numerose prospettive da un punto di vista lavorativo, in quanto ancora mancano delle figure professionali che hanno delle competenze, delle capacità, per esempio nell'ambito delle bonifiche ambientali o in altri interventi di ripristino ambientale. Allora, sarà importante appunto essere in grado di capire cosa ci offre il nostro mondo e le sue risorse, e come queste in realtà sono spesso minacciate. Ecco, allora, come dicevo, l'obiettivo è quello di formare delle figure professionali in grado di occuparsi di tutela e valorizzazione dell'ambiente e della natura. E questo non è una cosa semplice, perché i fenomeni naturali sono caratterizzati da un'elevata complessità e spesso, per comprenderli appieno, servono punti di vista diversi, per cui anche l'acquisizione di competenze in campi disciplinari diversi. E questo sicuramente è qualcosa che è possibile conseguire in questo corso di laurea. La cosa importante poi è l'ottica della sostenibilità. Se ne parla tanto, ormai questo è un termine di uso comune. Devo dire che, per quanto ci riguarda, questi obiettivi che ormai tutti conosciamo dell'Agenda 2030 in realtà caratterizzavano già da molto tempo un po' tutte le attività che vengono proposte, tutte le attività formative presenti all'interno del corso di laurea.
Tra l'altro noi siamo anche incardinati, come vedremo, in un dipartimento che porta proprio nel suo nome anche la sostenibilità ambientale, per cui sicuramente siamo estremamente interessati su questi aspetti. Più nel dettaglio, che cosa andremo a studiare? Beh, come dicevo, piante, animali, microrganismi, per cui si passa dal micro al macro, tutte le componenti biotiche, ma anche per esempio l'ambiente abiotico, si studiano le rocce, i vulcani, i minerali, la storia della terra, ma anche aspetti evolutivi che ovviamente nelle ultime centinaia di milioni di anni hanno interessato le forme viventi. Sicuramente uno dei punti di forza è quello di essere poi in grado di analizzare i meccanismi, i processi che in qualche modo regolano il funzionamento dei sistemi, perché questa è la modalità che ci consente poi di poter intervenire nel caso di dover recuperare il funzionamento di questi sistemi. Perché come sappiamo e come abbiamo detto, purtroppo la stragrande maggioranza degli ecosistemi, escludendo quelli più remoti, quelli più inaccessibili, in realtà mostrano in maniera diretta o indiretta dei segni dell'impatto delle nostre attività. E questo ovviamente è qualcosa che è estremamente importante da considerare, e soprattutto dovremmo anche incominciare a pensare in modo sostenibile, come dicevo prima. Ecco, infatti il nostro Dipartimento è di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale, ed è un dipartimento di eccellenza, significa che il Ministero l'ha riconosciuto come un dipartimento che si distingue per la capacità di ricerca, ed è stato per questo motivo per 2 quinquenni consecutivi finanziato con una dotazione molto importante, anche per acquisire per esempio strumentazione molto particolare, molto costosa, che consente di fare delle ricerche molto, molto sofisticate e che richiedono appunto questo tipo di attrezzatura, ma anche per in qualche modo arricchire il personale ricercatore docente, anche chiamando per esempio professori dall'estero, persone che hanno anche delle competenze molto, molto importanti, e che poi, come succede nel mondo universitario, le competenze della ricerca vengono trasferite anche nella didattica, per cui questo sicuramente va a vantaggio anche degli studenti e delle studentesse che frequentano i corsi che sono incardinati in questo dipartimento. Ecco, come l'organizzazione del corso, come tutte le lauree triennali, appunto prevede l'acquisizione di 180 crediti, 180 crediti che poi corrispondono a un numero diverso di ore a seconda dell'attività, per esempio le lezioni frontali, per noi ogni credito corrisponde a 8 ore, mentre esercitazioni in campo, in laboratorio e così via, invece hanno un monte ore diverso. E comunque in totale vengono acquisiti 180 crediti, e questi sono gli insegnamenti previsti per il primo anno. I diversi colori indicano i diversi ambiti, per cui quelli in blu sono insegnamenti di base, soprattutto al primo anno abbiamo 3 insegnamenti di base che sono quelli fondamentali e che caratterizzano tutti i corsi di area scientifica ovviamente. E poi abbiamo in verde invece degli insegnamenti più di carattere biologico-naturalistico, come potete vedere, e in rosso invece quelli di area geologica sostanzialmente. Capiamo bene già come sia un corso di laurea che ha un'apertura molto ampia e che si occupa di aspetti molto diversi, tutti collegati appunto all'ambiente e alla natura. Ecco, poi vedete ci sono altri corsi di altro tipo, come idoneità d'inglese, per esempio i corsi sulla sicurezza. Nel secondo anno questi sono i corsi, vedete ancora una volta i colori denotano le categorie che abbiamo visto prima. E infine il terzo anno è dedicato, oltre ad alcuni insegnamenti, anche alle attività di tirocinio e di tesi, e come vedremo anche alla campagna naturalistica ambientale. Ecco, poi vedete che c'è anche una quota di crediti per la libera scelta, per cui è possibile scegliere qualsiasi tipo di insegnamento che va in qualche modo a completare la vostra formazione, soprattutto anche in vista dell'argomento di tirocinio di tesi che viene scelto. Per cui c'è anche la possibilità di personalizzare in qualche modo anche il proprio percorso di studi. Tra l'altro
tra le scelte possibili, vedete, ci sono anche dei corsi che prevedono anche l'abbinamento di discipline apparentemente diverse o appartenenti ad ambiti diversi, come la paleobiologia e l'evoluzione dei vertebrati, o la bioecologia del suolo e l'idrogeologia e così via. Ecco, una delle attività più importanti è la campagna naturalistica ambientale che si svolge al terzo anno. In realtà molti corsi, molti insegnamenti prevedono delle attività di laboratorio, delle esercitazioni anche in campo, perché è ovvio che un naturalista deve in qualche modo anche operare nella natura. Non è che si può esclusivamente imparare ascoltando delle lezioni, ma bisogna anche mettersi in gioco e anche andare a toccare con mano e conoscere direttamente alcuni aspetti del mondo naturale. Ecco, e direi che è uno degli elementi caratterizzanti di questo corso di laurea, è anche una delle attività, oltre a essere molto importante per quanto si impara, anche da un punto di vista così del coinvolgimento e della possibilità così di condividere esperienze, è estremamente importante. Ecco, tanto per darvi un'idea delle differenze che esistono tra altri corsi di laurea presenti nello stesso dipartimento e che possono sembrare che sono effettivamente affini, però quello che volevo mettere in evidenza sono in realtà le differenze. Questa è la distribuzione dei crediti, dei 180 crediti in percentuale nelle diverse aree che abbiamo descritto prima, per cui i colori sono sempre quelli che abbiamo ricordato poco fa. Ecco, se confrontiamo appunto il nostro corso di laurea nel grafico in alto a sinistra, vediamo che ci sono delle differenze notevoli con i corsi per esempio di laurea di biologia o di biotecnologia. Per esempio vedete che anche nel nostro corso di laurea ci sono un certo numero di crediti dedicato a insegnamenti di area naturalistico-biologica, ma contrariamente a quanto avviene negli altri due corsi di laurea, abbiamo anche diversi corsi che trattano di materie geologiche, per cui diciamo un inquadramento più diversificato rispetto a quello che viene offerto da altri corsi di laurea che possono avere appunto alcuni punti in comune con quello di Scienze e Natura dell'Ambiente. E dove siamo? Beh, siamo al campus universitario, che probabilmente tutti conoscete. Abbiamo una sede bellissima di laurea, che è la Cascina Ambolana, che adesso si chiama Cascina Ambolana Moroni, perché da pochi mesi è stata dedicata al professor Antonio Moroni, che è il fondatore sostanzialmente di questo corso di laurea. Le scienze ambientali hanno una lunghissima tradizione a Parma e questa sede, che è una vecchia cascina, è circondata da aree verdi e soprattutto adesso abbiamo anche un progetto che si chiama Campus Garden, per cui vicino alla cascina proprio abbiamo anche una food forest, sono state messe a dimora diverse piante officinali delle varietà antiche. C'è un piccolo impianto di compostaggio, sono stati costruiti rifugi per gli animali e proprio recentemente è stato costruito anche un laghetto che servirà anche per attività didattiche. Poi abbiamo anche alcune attività che si svolgono nel plesso di biologia, soprattutto qua abbiamo laboratori molto, molto belli, attrezzati con strumentazioni nuovissime, dove si svolgono parte delle esercitazioni e altre esercitazioni e anche le lezioni vengono svolte anche nel plesso di Scienze della Terra, come potete vedere. Cosa possono fare i laureati in Scienze Ambientali? Hanno diverse possibilità una volta conseguita la laurea triennale, per cui possono essere impiegati in tutti quei campi che riguardano per esempio la pianificazione e la gestione delle risorse naturali, la conservazione ma anche la divulgazione per esempio delle conoscenze naturalistiche e culturali. Possono anche essere acquisire competenze che sono spendibili per esempio in azioni di monitoraggio ambientale, interventi di bonifica dei siti contaminati o anche per esempio per quanto riguarda lo smaltimento e il trattamento di rifiuti. C'è anche la possibilità, mediante tirocini o superamento di un esame, di poter in qualche modo accedere a diversi ordini professionali come figure junior, come potete vedere, per cui un'altra possibilità è anche quella
di fare i liberi professionisti individualmente, oppure in studi associati dove spesso sono anche presenti altre professionalità per avere un ventaglio di competenze più ampio. In realtà molti dei nostri laureati continuano il percorso con una laurea magistrale, sempre nel nostro dipartimento ci sono due lauree magistrali che rappresentano un po' la continuazione naturale del percorso iniziato con la triennale, e sono la laurea in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e le Risorse e la laurea in Ecologia ed Etologia per la Conservazione della Natura. Entrambi questi percorsi magistrali prevedono due diversi curricula. Ecco, per cui direi che ci sono anche le possibilità di mettere a frutto le competenze di base che sono acquisite attraverso una laurea triennale, per poi seguire dei percorsi più specifici, più professionalizzanti, che danno ovviamente più opportunità per entrare nel mondo del lavoro. Ecco, per quanto riguarda le iscrizioni, tutte le informazioni le trovate sul sito dell'università, si fa online. Il corso di laurea è ad accesso libero, per cui non c'è una limitazione del numero di iscritti, non c'è click day o altre pratiche di questo tipo. È previsto un test obbligatorio di autovalutazione per quanto riguarda la matematica, è un test che generalmente viene superato con una certa facilità, perché le soglie per passarlo sono molto, direi, accessibili. Non è selettivo, nel senso che il mancato superamento non significa che non ci si può iscrivere al corso di laurea, ma semplicemente ci saranno degli obblighi formativi aggiuntivi che dovranno essere raggiunti entro il primo anno. Però devo dire che non è effettivamente un ostacolo insormontabile questo. Ecco, altre questioni potete anche consultare ovviamente il sito del corso di studi, dove trovate tutte le informazioni anche più dettagliate rispetto a quelle che ho potuto fornirvi io in questi pochi minuti, e trovate anche i contatti, per esempio il mio come referente dell'orientamento in ingresso e anche di un'altra collega, per cui se avete bisogno di ulteriori informazioni non fatevi assolutamente scrupoli, potete contattarci in qualsiasi momento e saremo contenti di potervi dare tutte le informazioni di cui avete bisogno. Prima di concludere e passare la parola a Eva, volevo soltanto dirvi che stamattina a lezione ho chiesto alla classe, agli studenti e alle studentesse, di proporre degli aggettivi che potessero descrivere il corso di laurea. E sono stati proposti diversi aggettivi e tra questi ne abbiamo scelti tre che sono stati quelli più votati. Ve li riporto, me li sono scritti per non sbagliarmi. E i tre aggettivi che secondo la classe meglio descrivono il corso di laurea sono attuale, nel senso che è un corso di laurea dinamico che cerca di adattarsi anche alle esigenze del mondo del lavoro, ma anche altre esigenze di tipo culturale. Siamo in un mondo che cambia a un ritmo incredibile, sarebbe assurdo mantenere un corso di laurea che non si modifica altrettanto velocemente, e questo è sostanzialmente una qualità riconosciuta dagli stessi studenti. Poi viene descritto come polivalente, e questo fa riferimento alle diverse aree, diverse discipline. La formazione che si ottiene effettivamente consente di affrontare tematiche diverse e anche piuttosto complesse. E l'ultimo aggettivo, forse quello più interessante, è stimolante, per cui la sensazione, generalmente i nostri studenti, anche quando vengono intervistati una volta che hanno finito il percorso, generalmente esprimo un giudizio positivo sulle scelte fatte e in grandissima percentuale frequenterebbero di nuovo lo stesso corso di laurea.